Terz'ultima giornata del girone F di Serie D che per il Castelnuovo arriva a 48 ore dalla sfida di ieri vinta al Ditella di Vasto Gerardi. Gara risolta dalla rete di Cellucci in apertura e portata a termine senza troppi patemi. E domani di nuovo campionato con i neroverdi impegnati nell'incredibile Tour de Force in un'altra trasferta, quella di Porto Sant'Elpidio. Per il Castelnuovo ora quota 46 punti, possibilità di avvicinarsi alla soglia dei 50 che rappresenterebbe un bottino incredibile, considerando che questa era la stagione di esordio nella quarta serie. Ma la partita in terra molisana lascia strascichi sì nelle gambe, ma anche dal punto di vista del giudice sportivo. Out per 3 match, quindi fino alla fine del campionato, il tecnico Guido Di Fabio, il difensore Francesco Terrenzio, mentre per una sola gara l'attaccante Alessandro Fagioli. Insomma, sarà una formazione ancor più in emergenza. In alto, col Campobasso a più 6 impegnato al Maglio Scopigno di Rieti, il notaresco deve assolutamente continuare a mietere successi per tenere ancora viva la fiammella della speranza, auspicando che dall'impianto laziale possano arrivare buone notizie. Non sarà semplice, ma i rossoblu di Massimo Epifani devono provarci su un campo, quello di Recanati, assolutamente ostico. Qui sta continuando una marcia che pare senza sosta invece il Pineto, finale di campionato in assoluto crescendo per i biancazzurri, che hanno la possibilità, battendo il Castelfidardo, di rendere matematica una qualificazione playoff per nulla scontata in inverno e che è divenuta realtà grazie ad una serie consecutiva di prove ottime e di risultati positivi. Il rammarico per quello che poteva essere c'è, come, ma anche la consapevolezza che il Pineto sembra aver trovato un tecnico e un gruppo sul quale puntare in futuro. Io intanto devo pensare alle prossime 3 partite, poi l'anno prossimo c'è tempo. E intanto ringrazio la società per la riconferma, perché non è facile. E io soprattutto ringrazio il presidente perché mi ha dato la fiducia, e darmi in mano una squadra del genere in quella situazione di classifica vuol dire che ti devi fidare veramente di Marco Pomante. È normale, nonostante un inizio un po' difficile, poi siamo stati bravi io insieme a tutto il mio staff e tutta la squadra a risalire la china, però adesso io l'anno prossimo sinceramente non ci sto pensando. Io sto pensando a finire queste 3 partite sperando di fare i playoff e poi per l'anno prossimo c'è tempo. Trasferta a Tolentino per la Vastese, squadre ormai tranquille nelle loro posizioni in graduatoria, ma gli aragonesi con la Cinzia Albalonga hanno dimostrato quanto a mente serena possano essere formazione temibile. La Vastese ha fatto tutto mettendo in mostra giovani di assoluto valore come Mamona, Barbarossa, Diarra e Monza, affiancati da un gruppo di senatori che è salito di livello strada facendo. Così come a salire di livello è stato il Giulianova, che ospita il Matese in piena lotta per la zona playoff. Motivazioni differenti per le due formazioni, con Leonardo Bitetto che, dopo aver blindato la permanenza, ora ha l'opportunità di dare spazio ai tanti prospetti interessanti che potrebbero essere la base dalla quale ripartire l'anno prossimo.